Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che in questo momento ricevono la benedizione eucaristica, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente con il desiderio al presente rito di benedizione. Beh, questa è la prima volta nella storia, anche perché non viene precisato le consuete condizioni, cioè ci viene data l'indulgenza plenaria, basta desiderarlo. E quindi la domanda è: lo stiamo desiderando? Il Papa, Vescovo di Roma, manda la sua benedizione ai quattro angoli del mondo, Don Filippo. Io sono senza parole, è la prima volta che avviene nella storia. Non c'è più la formula usuale della benedizione Urbi et Orbi, questa misericordia che noi possiamo trarre da ciò che realmente siamo, perché in realtà ci consideriamo sempre meno di quello che oggettivamente siamo davanti a Cristo, e Cristo ha memoria veramente di tutta la nostra vita. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe.